si conclude qui un ciclo di esperimenti sociali e interviste in un contesto come Londra. Questo è il Sunset Boulevard, il viale del tramonto Hollywood. Sono circa le 5 del mattino. Arriva la polizia, la squadra omicidi col solito codazzo di cronisti. In una di queste sfarzose ville è stato commesso un delitto. Lo leggerete sui giornali del mattino e ne sentirete parlare alla radio. Lo trasmetterà anche la televisione, perché questo è un fatto grosso. E nella faccenda c'è coinvolta una diva del cinema. Ma prima che gli altri vi raccontino questa storia deformandola, prima che i soliti gazzettieri alla caccia di scandali se ne impadroniscano, sono certo che vi piacerebbe sapere la verità, la pura verità. Se è così, sarete subito accontentati. Ecco, hanno trovato il cadavere di un giovanotto nella piscina di una villa, con due pallottole nella schiena e una nello stomaco. Non si tratta di una personalità, certo, non era che uno scrittore di soggetti di poca importanza. Poveraccio, gli piacevano tanto le piscine. Ora ne ha una tutta per sé, anche se gli è costata caro. Ma torniamo indietro di 6 mesi, al giorno in cui cominciò la faccenda. Abitavo allora in un appartamentino abbastanza decoroso. Le cose però andavano piuttosto maluccio ed era un pezzo che non mettevo piedi in una casa cinematografica. Mi scervellavo per trovare delle trame originali, ma non ero in vena a quanto pareva. E le trame non erano originali. O forse lo erano troppo. Fatto sta che nessun produttore le voleva. Luridissimi, fermi! Sì, sì, signore! Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero! Sì, sì, signore! Se voi, signorine, finirete questo corso, e sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. Da questo momento potete parlare soltanto quando... Se girerà si verrà richiesta, signori, sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani. Non siete neanche il sergente maggiore... Buongiorno ragazzi, lo volete comprare questo aggeggio? Un camion carico di fucili smontati rapinato a Quincy. Tutto è cominciato a New York 6 settimane fa. No, aspetta, ho sbagliato. Ma qualcuno ha sgarrato, ha sentito una voce. A volte basta quello. Sono ampio e bravissimo. Cazzo. Abbiamo un mandato di cattura. Yes, e ora si non ne avete. È molto semplice in realtà, un ristorante che diventa più raffinato senza perdere il suo aspetto complessivo. In altre parole, l'atmosfera non verrà dipinta sulle pareti. Abbiamo un mandato di cattura. Ma non dormite mai voi, spero. Thank you.
qui oggi a Scotland Yard di Londra, dove per la polizia ha fatto tutto male. No, però non stoppate, l'ordine va bene. È allo stesso tempo arte e tradizione. Scotland Yard, dove polizia e tradizione, l'ordine pubblico è... quindi può andare, basta. È allo stesso tempo arte. E quindi ho pensato di dare un calcio alle cose inutili. L'ho preso. Venezia.